Hola Luciadores e coraggiosi cercatori di ultime porte in fondo a destra e in luoghi sinistri, ben ritrovati dal vostro Silver. Ho un mucchio di roba da raccontarvi. Allora, il video precedente, quello in cui dovevamo cominciare Forte Ferro, e quello in cui ho cominciato Forte Ferro, è andato morto, diciamo, in termine tecnico. Oh, andiamo a recuperare Rosa mentre ve la racconto. Grazie al vicino di casa che ha cominciato a trapanare mentre ero sui 10 minuti di video e mi sono scappate anche delle bestemmie a vanvera. Quindi, vabbè, ho dovuto cestinare il video. Visto che la parte iniziale era comunque di livellamento, ho detto, vabbè, la spreco e vi racconto a voce quello che è successo. L'unica cosa che mi dispiace è che tutto è successo in un momento in cui stava succedendo qualcosa di irripetibile. E vi spiego tutto. Allora, andiamo con ordine. Sono andato alla Bastiglia Perduta, alla bottega di McDuff, dove ho, come vedete, infuso l'elemento elettrico alla nostra accetta. Ho livellato il personaggio a manetta, ho livellato appunto l'accetta, l'avevo tirata fino al più 9, in questo momento è arrivato anche al più 10 perché ho raccattato una seconda lastra di titanite e mi sono detto vabbè, usiamola già che c'è. Quindi dopo aver livellato e fatto un po' di acquisti, ok, vediamo se possiamo. Non ci interessa niente, Rosabeth. Vabbè, dai, acchiappiamoci questo e diamole dei vestiti a vanvera. Qualcosa che abbiamo magari anche in molteplici coppie e in plurime ciufole. Questa ce l'ho doppia. La conciamo da falconiera, dai. Ce l'ho doppia perché ho fatto appunto anche un po' di ordine e disciplina. No, beh, non diamole niente da mettere sulla testolina, che è una graziosa fanciulla così. I guanti da maga del deserto, tanto non ne faremo il cosplay e comunque sia, va bene. E poi... si può perdere delle ore. Basta, non ti diamo più niente. Ok. Va bene. Ok. Perfetto, ok. Il Carillion ti aspetta di là. Ok. Perfetto. E niente, praticamente ho cominciato a fare Forte Ferreo. Ho attraversato il ponte in cui veniamo aggrati da un cavaliere di Alon che ci veniva incontro. Questo lo vedrete a breve. E una volta arrivato davanti al portone da aprire siamo stati invasi da un Red Phantom e questo purtroppo è l'elemento irripetibile perché il Red Phantom lo stavo battendo. Era una spadaccina di cui non mi ricordo il nome, Shannon, qualcosa del genere, bardata con elementi che si trovano tutti nel primo DLC, tra cui quel fantastico copricapo di quelle streghe che ci lanciano appunto roba malocchiosa e via dicendo. E era armata di due spade, di cui una delle due era quella spada che si trasforma in una frusta, quella cosa fighissima. Poi ecco, già che siamo qui, ve lo mostro rapidamente. Abbiamo fatto un attimino di backtracking. Avevo fatto un attimino di backtracking, ero tornato nella parte iniziale, quella del tutorial. Avevo usato il rametto profumato del passato che ho provveduto ad acquistare da Majerold, perché già che ero lì ho detto vabbè, faccio spese da Majerold, visto che comunque il video oramai era andato a puttane, per usare un gergo tecnico, e ho acquistato il completino del giullare di cui vedete indosso le braghette, e avevo acquistato anche un rametto profumato del passato. Quindi ho pensato bene di tornare qui, di usarlo, e diciamo che ci torno perché sennò non mi vengono in mente tutte le cose. Una volta sbloccato il tizio pietrificato lì, il giro, vabbè, lo conoscete, quello che ci sblocca la scorciatoia di là, si entra lì nell'alberone che è pieno di queste rane, in totale credo ce ne siano una decina tra sopra e sotto, più o meno una decina, ecco. E una volta arrivati dei pressi della fantastica bara che noi tutti conosciamo, oltre ai due simpatici puzzettoni rinocerontosi di ogre che ci aspettano sotto, che come vedete io ho provveduto a scassare, compare anche un persecutore. Fra l'altro avevo sempre nello stesso video scassato anche il persecutore della Bastiglia Perduta, quello vicino alla bottega di McDuff, perché mi servivano appunto delle anime in più, oltre a quelle che avevo già speso, per livellare appunto l'arma. E
negli incontri con i persecutori avevo anche rivelato la loro identità, che come vi avevo detto avevo fatto una scoperta molto interessante. La scoperta non l'ho fatta io, mi è stata suggerita, abbiamo approfondito il discorso, quindi vi posso dire che questi persecutori, che molto ci hanno ricordato il primo Akito, i cavalieri con gli occhi rossi barra blu di Demon's Soul, in realtà hanno una loro identità ben precisa. Si tratta di Antonino Cacalaminchia. Ci tengo a sottolineare una volta di più che non è una mia idea la cosa, però mi è piaciuto un frappo, per cui Rosabeth non è ancora tornata. Va bene, viaggeremo, vedremo se tornerà. Adesso andiamo davvero a forte ferro, che è ora di cominciare a fare un po' di culi. Infatti è arrivata Rosabeth intanto che viaggiavamo e si è sbloccato anche il trofeo Esiliati. Come vi stavo dicendo, l'idea di dare un nome come Antonino Cacalaminchia ai persecutori a me ha fatto morire da ridere, e va dato atto che dai, fa ridere, quindi concediamocelo. Nel mentre in cui tornavo al falò dopo aver sputtanato il video, ecco, come vedete questo è colui che ci aggrava, sono stato anche invaso e pervaso da un secondo Red Phantom facendo backtracking qui sul ponte, però ho detto vabbè, da quello non mi faccio uccidere perché sennò mi sputano veramente tutto. Non mi ricordo praticamente niente di lui perché arrivava da là dentro mentre io tornavo qui, e quando l'ho visto mi sono gettato giù dal ponte e siamo tornati a Majula, perché ho detto non posso sconfiggere due Red Phantom, spero che ricompaia. Infatti poi per la mia svista, una volta che avremo completato questa parte, userò un'effigie umana per farci rinvadere e recuperare quanto abbiamo perso. Comunque la spadaccina ci invadeva qui. Oh, Dennis l'armaiolo, no, allora ci invadono anche se non siamo... eccolo, ok, wow, grazie, ci invadono anche se non siamo in forma prettamente umana. Bene, fico, apprezzo molto la cosa. Aoi. Ah no, peccato, peccatissimo. Ok, lui, ci tengo a precisare che è un armaiolo ma usa più magie di me. Benissimo, per cui questi due allegri compari. Ok, ci lascia solo anime. No, è un'effigie umana, benissimo, che non avremo bisogno di sprecare, perché allora praticamente la spadaccina compare qui e lui compare solo dopo aver ucciso la spadaccina a questo punto, perché quando ho combattuto qui con la spadaccina lui non si è fatto vedere. Perfetto. Allora, un'altra cosa cambiata in questa zona è il fatto che la disposizione dei cavalieri di Alonne non sia più la medesima, ma hanno un aggro maggiore. Ricordatevi di questa cosa se casomai vi trovassi ad affrontare appunto anche voi la Scholar, perché cambia leggermente il modo di affrontarli il fatto che abbiano questo limite di aggro molto molto più elevato. Erano più semplici prima, ve lo dico proprio terra a terra. Allora, mi ricordo che quando ero tornato indietro mi era sembrato di vederne due. No, mi sono sognato la cosa. Va bene, meglio. Allora, la domanda è: tentiamo di farci rosolare le chiappine? No. Andiamo a sbloccare l'interruttore poi con calma e per piacere. Allora, Magerold è ancora nella stessa posizione. Lui no. Lui ci viene incontro. Forse ci viene incontro. Non è proprio convintissimo, Ok. Ah sì, no, ero arrivato fino alla balista. Avevo battuto la tizia ed ero arrivato fino alla balista. Ecco dove ero arrivato, perché poi appunto facendo backtracking tra l'incalzatura e tutto, poi ero inseguito da questi simpatici e prodi cavalieri di Alon. Oh, non l'ho visto molto lanciato in fase di combattimento, Va bene, so che ci potremo bagnare per acuire l'effetto del fuoco, però no, non lo faremo, non ora, scusatemi, non serve, perché vabbè, è pressoché inutile, però a me diverte sempre un sacco la cosa. Anche perché diciamo che sono molto lanciati in avanti ma non hanno una buona visuale periferica, cioè questo è stato appena profanato analmente da una freccia grossa come un ombrellone e non si è posto neanche la questione di guardarsi chi gliel'avesse tirata. Logicamente voi mi farete notare, sì ma Ciccio guarda che di lì in teoria c'era un muro, lui magari sa che c'era il muro. Oh, salve.
Possiamo farle del male da qui? Io non mi offendo, se ci riesco. Sì, sì. Wow! Si è trasformato in un razzo missile. Si è infilato tra le nostre mille valvole. Il problema è che gli ingranaggi spingevano. Ecco, ho sprecato una preziosissima freccia avvelenata. Io amo le frecce avvelenate, vi dico che è l'unica cosa che mi porta a affrontare con serenità l'avventura che ci si prospetterà in quel di Amana. Allora, vediamo un po' di aggrarli magari uno alla volta, che visto che hanno un livello di agro aumentato, non vorrei trovarmi brutte sorprese tipo accerchiamenti e robe simili ottenuti per gigioneggiamenti vari. Ok, venga, venga. Non voglio espormi troppo perché lì c'è l'altro arciere che ci tira i missili, perché di sicuro ne hanno messo uno davanti ma non hanno tolto quello dietro, perché era una delle cose più divertenti di Forte Ferro, scappare, sfuggire a tizio. Quindi diamo per scontato che sia lì che ci aspetta, che ci sia lì che ci aspetta, che sia lì che ci aspetta. No. Va bene, non prometto di non offendermi. Vado molto cauto perché non vorrei che sbucasse da dietro l'angolo. No, non c'è assolutamente. Bene, ottima cosa. Ah, ti ho visto, vediamo se riusciamo a beccarti da qui. Oh cazzo, abbiamo attirato quello sbagliato, mi sa. No, 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 no. Wow, no, no. Un emerito, un cretino con le chiappe abbrustolite. L'unica cosa che mi consola è che non ho sprecato quella cacchio di effigie umana. Sono un emerito cretino. Avete tutto, proprio tutto il diritto di dirmelo. Per sempre, fra l'altro, e non solo per questa circostanza. Santo cielo, vabbè, oramai l'ho fatto, basta. È inutile piangere sul latte macchiato, non ci sono cacchi. Va bene, non è che ha droppato qualcosa, no? Ti faceva schifo l'idea, vero? Sì, gli faceva molto schifo. Mamma mia, che figura da beota. Ok. Bene. Venga, venga, venga. Fantastico. Allora, il nostro intento sarà quello di usare la... Mister? Dimmi che stai scendendo di qua. Urca se stai scendendo di qua. Fortuna che li scassiamo in due colpi. Due colpi a te, due colpi a tua sorella e siamo tutti più felici. Dove cavolo è andato a cacciare? Mi fai gli scherzoni, figlio di buona donna, di buona donna fra l'altro. E certo, logicamente questo ci mette un po' in difficoltà e subito abbiamo bisogno di un terzo colpo per... Oh, certo, certo, vale a tirare a tua sorella i missili, grazie, grazie. Perfetto. Quindi benissimo, guardate, il destino ha voluto che più o meno col video arrivassimo dove ero arrivato quando ho dovuto interrompere dalle bestemmie l'altro video. Perfetto, quindi il destino ha voluto riportarci di qui. Perfetto, oh, almeno ti sei girato, olaido cretino. Dovrebbe arrivarne ancora uno. Ok, perfetto, benissimo. Allora, più o meno adesso sappiamo cosa ci aspetta là fuori, lo vedremo logicamente nel prossimo video. Io mi fermo un attimino qui a far abbrustolire due caldarroste e asciugarmi le chiappe dai lunghi viaggi all'umido e noi logicamente ci vediamo nel prossimo video. Cercherò di stare più attento soprattutto alle trapanature dei vicini, mannaggia loro. Un giorno o l'altro vi dirò nome e cognome. E il vicino è peggio di Antonino Cacalaminchia quando ci si mette, sapevatelo. Ciao a tutti ragazzuoli e grazie dal vostro Silver. Ciao ciao!